La Reyer vince ancora e si conferma in testa alla classifica. Vittoria a Bologna contro la Virtus per 79-83. Quinta vittoria in 6 gare per la formazione rogranata. Con le V-nere non c'è da scherzare, tanto è il filo da torcere che ci hanno dato gli avversari. I nostri avversari, la Virtus, ha giocato una grande partita, credendo anche nei momenti più difficili nel piano partita che aveva preparato, ci ha aggredito, lo ha fatto molto bene. Noi l'abbiamo sofferto e questa è una cosa sulla quale dobbiamo, oltre che meditare, dobbiamo lavorarci. La guida di Charlie Recalcati si conferma vincente, sia dal punto di vista tattico che tecnico. La mentalità di squadra è quella giusta. Nonostante la vittoria, non possiamo non riflettere sugli errori. Come ogni settimana, c'è sempre da lavorare. Abbiamo rischiato di perdere una partita dove abbiamo avuto delle statistiche offensive fantastiche. Abbiamo tirato malissimo i tiri liberi e questo ci ha complicato molto la vita, perché avremmo potuto, nel momento buono, quando eravamo avanti, essere avanti insomma con qualche punto in più. Abbiamo perso, per le nostre abitudini, tanti palloni. Li abbiamo compensati con il lavoro a rimbalzo, però anche lì abbiamo concesso molto a loro a rimbalzo offensivo. MVP di giornata è Julian Stone, che chiude con 19 punti, un fantastico 8 su 9 da 2 e 11 rimbalzi per il play ex Raptors. Si fa vedere anche Cameron Moore, con una buona prova di sicurezza. Nota dolente è l'infortunio di Thomas Ress, che finisce anzitempo la partita per un problema alla caviglia. Dopo due trasferte si torna a casa, prossimo match domenica al Taliercio contro Pistoia.